finale vuole continuare a sognare, riprovarci quest'anno la squadra di Ignazio Abate. Primo pallone lanciato lungo. Male qui Carvaio, recupera sia quasi al limite, prova ad andare fino in fondo, sia di rigore, sia va giù, calcio di rigore! Diego Sia, male Carvaio, male anche Jonathas Noro. In ritardo. È messo male con il corpo. Dovrà fischiare lui, ovviamente. Parte Sia, Carvaio, poi la traversa, fermare. Qui bene, a questo rigore sbagliato. Ci arriva forse con il piede del Milan. E Letu, alle spalle c'è Vasconcelos, lo sai Letu, e la gioca lunga, buono il pallone per Scotti. L'aggancia Scotti, area di rigore, uno contro uno. Ancora Scotti, finta, va a destra, palla in mezzo, Camarda anticipato. Sul secondo palo Diego Sia, lui invece la butta dentro, 1-0 Milan al 24, dopo il rigore sbagliato. Camarda non ci arriva, sì invece Diego Sia, eccolo qui, il dribbling di Scotti, sinistra, destra, palla sul secondo palo, completamente perso Diego Sia, che alla fine questo gol se lo merita come il Milan. Dopo l'ennesima palla persa, anzi regalata dallo Sporting Braga, che soffre, e Stello Noro lo ferma all'ultimo. Pericolo scampato per il Braga, che può ripartire col Milan non messo benissimo in difesa. Furtado in mezzo per Rodriguez col sinistro, batterà Vera, fa 1-1, pareggia lo Sporting Braga. L'assist di Furtado, il gol di Diniz, portoghese. Furtado che scatta in posizione giudicata regolare, l'assist coi tempi giusti, coi giri giusti per Rodriguez, che si è mosso tantissimo in questa partita, e alla fine arriva anche il gol che rimette tutto in equilibrio. Zeroli prova a partire, chiama il pallone Camarda, lo chiama anche Sia a sinistra, e ci può anche arrivare in uno contro uno con Marquez. Sia lo punta, ancora Sia sul destro, si accentra, attacco, Bartezaghi, era di rigore, cross di prima per Zeroli, Zeroli, 2-1 Milan, Bartezaghi per Zeroli, vantaggio dei rossoneri. Una partita difficile, con tanti contatti, con tante spinte subite. Bravissimo Sia, poi Bartezaghi, Zeroli con il tacco, splendido. Quarto gol per Zeroli, che raggiunge così Diego Sia, entrambi a quota 4, entrambi in gol contro il Braga. Vasconcelos, 93-40, 1-20, forse qualcosa in più alla fine. Allontana il Milan, con Sala, Kelvin, uno contro uno, poi va a destra dove c'è spazio per il cross che arriva puntuale per Furtado, che fa 2-2 al minuto 94, pareggia lo Sporting Braga. Tranquillo. Perché sa che ora i calci di rigore sono vicini. Questo è il gol. Con l'assist di Joao Faria. Bartezaghi spiazza Carvaio, nonostante le tante troppe voci che Bartezaghi. Bartezaghi quindi completa un ingresso in campo da incorniciare. Assist subito. Rigore a spiazzare Carvaio e a dare anche un... Spiazzato Braver, anche lui come Bartezaghi, non si fa intimorire dalla voce del portiere avversario. E anche lui spiazza completamente il portiere. Contro Carvaio, parte Simic, lo spiazza completamente e poi lo va anche a zittire. Simic, 2 in Coppa Italia, 6 con oggi in Youth League, 10 e un gol con un assist invece in League. In 8 partite con oggi. Parte Kelvin, Rover intuisce, para, e il Milan resta.
Let's go. Va sia! Questa volta lo spiazza! Ci prova in tutti i modi. Non parole in quello che in NBA definiscono trash talking. Per il terzo rigore del Braga. Va Kisumba, spiazzato da Ver nell'esultanza del giocatore. Tra Serie C portoghese e Primavera, ma comunque va Malaspina, Carvalho lo ferma e tiene. Denis Rodriguez non può nulla, ancora Raver e blocca il pallone e ora il Milan ha l'opportunità. Mazzeroli, il pallone dentro, il Milan è ai quarti di finale di UEFA Youth League, batte i rigori lo Sporting Braga col gol decisivo.